lettrici e lettori del Sicilia.it, finalmente siamo a dicembre, Maurizio, e siamo con l'onorevole Tommaso Calderone, che è il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Ora, io volevo farle una domanda di politica. In Sicilia, nonostante anche i toni aspri dei mesi scorsi e anche degli anni scorsi fra Lega e Forza Italia, recentemente, diciamo, sembra scoppiata la pace o addirittura l'amore. Parole al miele da parte dell'onorevole Miccichele, del presidente dell'ARS, nei confronti della Lega, addirittura nei confronti di Candiani, che non ce lo saremmo mai aspettato, il commissario regionale della Lega, seguite da parole altrettanto amorevoli da parte del capogruppo della Lega. Insomma, avete capito finalmente che il centrodestra deve stare unito dappertutto, anche laddove, diciamo, ci sono degli assetti diversi, perché comunque è un'alternativa nazionale, non soltanto locale. Cioè, cosa è cambiato in questi mesi? No, non è cambiato nulla, o meglio, presidente Miccichele ha avuto un incontro, come lui ha rivelato agli organi di stampa, quindi non c'è niente di segreto né tantomeno di occulto o occultato, che dir si voglia, ha soltanto avuto questo colloquio in una visione di un centrodestra unito, perché il centrodestra unito ormai è assolutamente scontato, cioè, vince dappertutto quando si presenta. Vince dappertutto e vincerà anche alle prossime elezioni nazionali, politiche, che credo, spero e auspico, come la maggior parte degli italiani, siano nel più breve tempo possibile. Si è incontrato con Candiani, hanno avuto una interlocuzione intelligente, il presidente Miccichele ha fatto delle proposte, prima fra tutte, lui lo ha detto a chiara voce, quello l'argomento relativo ai procedimenti di autorizzazione o autorizzatori, che dir si voglia. Questa idea, per il vero assai brillante, del presidente Miccichele è stata accolta con gaudio, se così posso dire, da parte della Lega e in particolar modo da Candiani, che ha promesso di svilupparla nel tempo a venire, nel tempo breve, e ovviamente si è fatto un ragionamento che ci porterà a essere, ed è auspicabile, tutti uniti, i tre partiti di centrodestra, i tre movimenti, ormai non si sa più come chiamarli, se partiti o movimenti, io preferirei sempre chiamarli partiti, perché secondo me la struttura è una bella cosa, l'organizzazione è una bella cosa, quindi i tre partiti, intendo dire Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, che come ha detto lei, e io condivido oltretutto un dato oggettivo, non è un'opinione personale, centrodestra unito vince sempre, e questo è un dato di fatto. Onorevole, ma dica una cosa, tutti uniti sicuro? Perché mi sembra che dall'ultima dichiarazione che ha fatto Gianfranco Miccichele, ha detto sì, però dice, noi bilancio non abbiamo l'assessore, Armao non è un assessore di Forza Italia, quindi mi sembra che tutti uniti non sono. C'è un caso Armao? Armao è di Rifondazione Comunista, di chi è questo assessore? E allora una puntata senza parlare di Armao non avrebbe avuto senso. È bilancio, dobbiamo bilanciare le puntate. Guardi, Armao, io dico sempre, non mi sottraggo perché non è mia abitudine sottrarmi, Armao è un problema che riguarda non il presidente del gruppo parlamentare quale io sono, è un problema che riguarda il partito, che riguarda esclusivamente il commissario regionale e gli organi di partito. Ovviamente io non posso che ripetere quello che ha ripetuto il commissario regionale, perché questa è la sua opinione, cioè che c'è stato un problema con Armao, c'è stato un problema che ancora non credo sia del tutto risolto. Ecco, questo è però sul destino di Armao, sulle sorti di Armao, io non sono legittimato a dire nulla, perché non è il mio compito. Io sono uno rigoroso osservatore delle regole, e quindi io mi occupo di Forza Italia con tutte le mie forze, come dire, piccole o grandi,
buone o pessime, ma all'interno dell'Assemblea siciliana. Ovviamente, l'Assemblea regionale siciliana, ovviamente sono un uomo di partito e qualsiasi decisione verrà presa dal Presidente e dall'ufficio politico, del quale ufficio politico io faccio anche parte, chiaramente tutti la dovranno osservare perché esistono le regole e se esistono le regole vanno osservate per tutti, me per primo. Onorevole, a proposito delle dinamiche d'aula, qualche settimana fa il governo Musumeci è andato sotto sulla legge, sul disegno di legge relativo alla riforma dei rifiuti, anzi sull'articolo cardine, e si è posta il tema che si pone periodicamente dei cosiddetti franchi tiratori e del voto segreto. Voi siete stati leali come Forza Italia e siete leali al governo Musumeci, però il dato oggettivo è che non c'è una maggioranza, quella maggioranza non esiste o comunque non è solida, può essere di una o due unità che possono venire meno anche per fattori appunto contingenti. La domanda è duplice, intanto come si fa a rinsaldare questa maggioranza, comunque farla in un certo senso rafforzare attorno alla proposta di governo. E sul voto segreto, voi come la pensate? C'è stata una presa di posizione chiara, insomma, in questi Allora, giorni? intanto bisogna dire oggettivamente quello che è avvenuto. È avvenuto che per motivi non certamente di diserzione mancavano alcuni parlamentari di centrodestra. Dico fra tutti il nostro ottimo presidente della prima commissione affari istituzionali, onorevole avvocato Pellegrino, che per ragioni personali era fuori sede. E così ne mancavano altri, qualche assessore era in missione, quindi siamo andati sotto 30 a 29, ma questo non significa che non avevamo i numeri, perché se tutti fossimo stati presenti, io credo che i numeri c'erano, risicati, ma c'erano. Quindi questa è la La verità, fotografia. la fotografia di quello che è avvenuto in aula. Dico altresì che è stato bocciato un articolo, non la legge. Chiaramente prendiamo atto che è stato bocciato un articolo. Problemi tecnici tra la maggioranza o tra i gruppi di maggioranza, io dico la verità, bisogna dire la verità perché bisogna aprire le porte della politica, perché si è parlato per tanto tempo, forse per troppo tempo, delle stanze chiuse. Tutto avveniva nel chiuso delle stanze. Questo non va bene. Se ci sono rapporti buoni, pessimi, contraddittori, compromessi, bisogna dirlo perché il popolo che ci ha votato deve sapere esattamente come stanno le cose. Questa è la mia opinione. Anche perché voi siete fra i pochi che ancora venite votati col voto di preferenza, Certo, diciamo no, la questo verità. io lo rivendico, perché io dico sono a Palermo non perché mi ha scelto il segretario del mio partito, sono a Palermo perché l'hanno scelto 14.000 siciliani. Quindi questa di questo ne me ne vanto, perché andare in Parlamento con il voto del popolo è una cosa, E andarci ne ha perché si è titolo. simpatici, anche bravi per carità, al gruppo o al presidente di un partito, io credo che sia un vulnus addirittura non al sistema elettorale ma alla democrazia stessa. Sono Detto d'accordo con lei. questo dico, sì, tutti gli uomini di buon senso devono essere d'accordo. Se si è rappresentanti del popolo, la locuzione stessa che lo afferma, bisogna rappresentare il popolo attraverso un sistema che sia elettivo, non un sistema che possa determinare la Nominativo. nomina, perché quello poi va a determinare altri meccanismi, altri ragionamenti che poi ci Sì. perderemmo e quindi non è il caso di dire. Ritorniamo al tema e non mi piace divagare. Quindi questa è la fotografia di quello che è avvenuto in aula. Che ci siano dei problemi tra i gruppi di maggioranza, io lo escludo completamente. Io ho, siccome rappresento, ovviamente questa mi prendo le responsabilità e non mi sottraggo, rappresento Forza Italia. Quindi rappresento Forza Italia all'interno dell'Assemblea, con gli altri capigruppo abbiamo un rapporto straordinario, addirittura abbiamo pure una chat in cui ci si sente quanti siamo, incontriamo, ci vediamo, si dibatte, oggi va in aula questo, oggi va in commissione questo. Quindi io dico la verità, non vedo problemi. Che ci siano stati dei franchi tiratori, non mi sottraggo neanche alla seconda domanda, credo sia un dato di fatto. I franchi tiratori ci sono stati, chi è stato non lo so.
Io credo, ho il dovere di dire, essendo presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, che non credo siano state di Forza Italia. Detto questo, c'è il problema del voto segreto, che è un fatto, come dire, legislativo e istituzionale. Il voto segreto oggi è un fortopera, perché il voto segreto è una offesa al cittadino, perché il cittadino deve sapere, conoscere qual è l'idea, qual è il proposito, qual è l'orientamento del deputato che ha votato. Parlavo dei miei elettori. I miei elettori devono sapere cosa io ne penso in relazione alla legge sui rifiuti. Il mio elettore ha il diritto sacrosanto di sapere, è un fatto di carattere istituzionale, direi quasi costituzionale. Il voto segreto è un abominio. E su questo io concordo totalmente col presidente Musumeci, totalmente, perché non ha significato e non si lega e non si amalgama con la democrazia rappresentativa, perché nel momento in cui un cittadino vota ha il diritto sacrosanto, e lo ribadisco, di sapere cosa pensa, come lavora, quello che fa, perché poi lo deve votare nuovamente se è del caso. Quindi ha, e lo ribadisco e concludo, il dovere sacrosanto di sapere cosa. Quindi questo voto segreto, e dico anche, aggiungo, perché è corretto essere completi, che è uno strumento di ricatto, è uno strumento indegno di ricatto. E qui, anche qui ha ragione Musumeci, ognuno si prenda le proprie responsabilità. Noi siamo parlamentari, noi abbiamo, se il cittadino ha il dovere 10, noi abbiamo il dovere 100, perché abbiamo responsabilità enormi che ci siamo presi quando siamo stati eletti. Quindi utilizzare il voto segreto, nascondersi dietro il voto segreto, barattare dietro il voto segreto è inaccettabile. Il voto segreto va abolito, io sono totalmente d'accordo. Però onorevole, mi dica una cosa, è questa la parte segreta? Sì. La parte invece alla luce del sole, vede, se posso avere una licenza poetica, vede un grande casino in questo centro. Allora, è giusto che la gente sappia anche questo. Cosa succede? Dentro Forza Italia abbiamo visto che c'è stato un grande lavoro sull'onorevole Milazzo, possiamo dire anche un trionfo, perché l'onorevole Milazzo ha trionfato e avete fatto veramente un grande lavoro. Micciché, quando lo intervistiamo, dice: noi abbiamo un capogruppo che lavora dalla mattina alla sera ed è soddisfatto del suo lavoro, buon per voi. Però si vede che prima se n'è andato via Genovese, poi se n'è andata via La Cannata, poi se n'è andato via Caronia, Figuccia, insomma c'è stato ora ultimo Minardo che passa alla Lega. Dentro questi cespugli del centro non si riesce a capire questa differenza tra ODC, Cantiere Popolare, autonomisti, cioè alla fine la gente che cosa vede? Sì, state facendo un grande lavoro come Forza Italia, ma all'interno di questo centro, dove qualcuno se ne va, non so chi arriva, non c'è una stabilità per lanciare un messaggio di moderati, e anche lì dentro Forza Italia un po' di assesto volete dare pure. Sì, su questo sono d'accordo con lei. Io nel mio intervento qualche giorno fa a Catania, poi ribadito sia pure parzialmente a Caltanissetta, ho esaltato un principio e un concetto, che è quello della identità. Forza Italia subisce, a mio parere, per carità questa è la mia opinione, ma non credo di essere lontano dalla verità, Forza Italia subisce un deficit elettorale, siamo arrivati al 7-8% dal 14% del 5 marzo, e questo è un dato di fatto. Io, siccome non mi nascondo dietro i paraventi, mi piace fare l'analista. Io quando ho nel mio studio che gestisco come un'azienda, quando c'è un ramo secco, quel ramo va tagliato, perché se il ramo sei secco gli puoi mettere l'acqua, gli puoi mettere concime, secco è e secco rimane. Quindi ci vuole lo strumento per tagliare. Nella speranza di qualche germoglio. Che è raro, che è rarissimo. Quindi io dico, Forza Italia ha un problema, secondo me, ma questa è la mia opinione, è un problema di identità. Noi non possiamo e non dobbiamo andare dietro nessuno. Le faccio un esempio, il taglio dei parlamentari.
noi abbiamo votato insieme a Lega e Fratelli d'Italia. Secondo me errore gravissimo, perché il taglio dei parlamentari è una becera strumentalizzazione populista. Se i nostri padri costituenti, per allora 40 milioni di italiani, oggi siamo 60, hanno previsto 630 deputati e 315 senatori, non lo hanno fatto perché giocavano all'otto, non so se negli anni 40 c'era il gioco dell'otto, questo per il vero mi sfugge. L'hanno fatto perché esiste il concetto di democrazia rappresentativa, cioè ogni fetta, ogni porzione deve essere rappresentata i territori dal deputato, che l'hanno fatto non giovinastri o giovanotti dati in prestito alla politica, l'hanno fatto gente che sapeva, come si dice dalle nostre parti, non so se si dice pure a Palermo, che sanno leggere e scrivere, cioè costituzionalisti di chiara fama e di assoluto pregio. Ora, tagliare i parlamentari perché il populismo imperante dice sono tutti ladri, sono troppi, hanno troppi benefici e tutti sì bravi, beh, senza ragionare, senza spiegare a quel 60% che non va a votare, che sono i nostri elettori, o comunque una grossa fetta dei nostri elettori, noi siamo persone serie, non andiamo dietro queste cose, perché chi è per il taglio dei parlamentari? Sempre Lega e 5 Stelle vota. Noi con questo accodarci non abbiamo avuto neanche un voto di consenso, perché chi era per il taglio dei parlamentari va altrove. Noi siamo Forza Italia e questo l'ho fatto solo un esempio, è un problema di identità. Anche in materia di giustizia stiamo combinando cose dell'altro mondo, perché noi dobbiamo, non dobbiamo andare dietro il populismo che deve soddisfare l'ansia di giustizialismo della gente comune. Noi dobbiamo mettere le regole a tutela del cittadino e a tutela delle garanzie. Il ministro Bonafede ci sta ascoltando. Ma il ministro Bonafede è quello che diceva che manderanno tutti in galera pure quelli che hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena. Cioè qua siamo a livello di... Eppure è un avvocato, un giurista. È un dottore in legge. Avvocato è un'altra cosa. Non è abilitato. No, sarà abilitato però. Io ho un concetto molto alto dell'avvocatura, dico, sarà, non ho idea. Certamente dire che chi andrà in carcere pure chi ottiene la sospensione condizionale della pena, un professore di diritto penale neanche lo fa sedere. Da tutto. O non prevedere una norma transitoria per la spazza corrotti e quindi dobbiamo aspettare l'esito della Corte Costituzionale è un'aberrazione giuridica. Quindi ritorno al tema, non mi ero perso, è un problema di identità. Secondo me noi recupereremo terreno, perché è vero che c'è la Lega al 36%, però attenzione al 36% del 40% che va a votare o del 50% che va a votare. I nostri elettori, quelli che sono i moderati di centrodestra, si sono allontanati perché noi non abbiamo più offerto quel prodotto si fa per dire, dico, quella proposta politica. Quella proposta politica che Forza Italia è stata in grado di offrire per tanto tempo. Ci sta mancando l'identità. Noi non possiamo correre, noi siamo, è diventata destra-centro e non più centrodestra. Non possiamo correre, saranno alleati, però dobbiamo rassicurare quella parte di cittadini italiani che non vogliono stare completamente a destra, ma non vogliono andare col centro-sinistra e che fatalmente, e direi in maniera ineluttabile, devono venire a noi. Questo lo dobbiamo fare con le nostre capacità e offrendo una, come ha detto lei, una proposta politica che sia degna di tal fatta. In questi ultimi 2 anni non l'abbiamo fatto, quindi mea culpa, perché io sono un rappresentante di Forza Italia e dico mea culpa, senza dire che è colpa di questo o è colpa di quell'altro. Onorevole, sì, sono d'accordo con lei su questi provvedimenti spot, il taglio dei parlamentari, che poi sarebbe stato forse più opportuno proporre il taglio degli stipendi parlamentari nazionali. Non sono e d'accordo. E non il taglio del numero dei parlamentari, perché poi interi territori rimarranno scoperti senza propri rappresentanti. E dico, questa è la proposta 5 Stelle, quella del taglio parlamentare, così come
provvedimenti spot anche all'ARS, mi lasci dire, il cosiddetto taglio dei vitalizi. Sono tutte dinamiche che in qualche modo rispondono a quella pancia di elettorato che viene molto caldeggiato da quella che l'onda ormai, diciamo, veramente un po' si è persa, un'onda un po' lunga, grillina di un tempo, che Sì, ancora è comunque così. È riverbera i suoi effetti nella politica. Ma al di così. là di questo, proposta politica. Voi siete appunto la principale forza politica all'ARS nella maggioranza di governo. Il governo Musumeci ha ancora 3 anni di vita prima della scadenza naturale del mandato. Per voi, per Forza Italia, quali sono le priorità che questo governo, a cui questo governo deve mettere mano in questi 3 anni per completare il progetto di governo di centrodestra che avete offerto ai siciliani? Io parto dall'ultimo provvedimento, che è un provvedimento molto importante, e sul quale, per il quale, provvedimento legislativo ovviamente, sul quale e per il quale il presidente Musumeci si è molto adirato, che è quello sui rifiuti. Cioè noi abbiamo una Sicilia, ed è bene dirlo con voce alta, chiara e forte, una Sicilia in ginocchio, perché il sistema dei rifiuti non ha funzionato, per colpa di chi? Non interessa, perché anche questo è sbagliato, c'è la crocetta, non c'è più crocetta, ora ci siamo noi. Quindi per colpa di chi? Non lo so e non mi interessa. Noi abbiamo una legge strutturale e strutturata che potrebbe risolvere il problema dei rifiuti, ed è questa una delle riforme. Si è parlato anche di formazione e l'abbiamo approvata, non si approvava da 40 anni la legge che riguarda, che è veramente innovativa, pertinente alla formazione. Purtuttavia stiamo qui a discutere di voto segreto, non di voto segreto, per una legge che doveva volare. Le opposizioni, a mio modesto avviso, con le quali opposizioni io personalmente ho un ottimo rapporto, perché ci sono persone per bene, preparate, e devo dire di buoni comportamenti. Però fate delle proposte. Mettete tutti gli emendamenti che volete, parliamone, discutiamone, ma non possiamo lasciare la Sicilia con la spazzatura in mezzo alla strada. Quindi, riforma, abbiamo fatto la riforma relativa alla semplificazione, ci sono tante cose da fare. Marco Falcone sta facendo un lavoro, e questo mi sia consentito, Marco Falcone è il fiore all'occhiello di Forza Italia in questo momento, sta facendo un lavoro straordinario. Quindi anche in relazione alle infrastrutture, anche Ruggero Razza, in maniera silente, così come piace a me, perché vedete, io anche a venire qui, per me voi siete i primi, e ve lo devo dire, Noi perché la ringraziamo. io per, lo sa, il nostro addetto stampa, ho una certa ritrosia, ma non massimo rispetto per tutti i lavori, perché io penso che il parlamentare deve lavorare nei banchi del Parlamento. A voi magari questo non piace, perché se no, Penso come non fate il piaccia vostro più ai mestiere? cittadini che vorrebbero È avere un giusto, rapporto è con voi. giusto, è giusto. A noi può Però piacere relativamente, io i dico, cittadini hanno stavo diritto di parlando di sapere. Razza. Razza lavora moltissimo, sta facendo tante cose anche per la Sicilia. I nostri assessori, bandiera per l'agricoltura, la straordinaria Bernadette Grasso, si sta governando bene al di là della maggioranza o da risicato, le nostre proposte di legge. Proposte di legge, io ho presentato già oltre 20 disegni di legge, ma non disegni di legge spot. Attenzione, io ve ne dico uno: ho presentato un disegno di legge per le sanzioni a chi inquina. Io vengo dalla Valle del Mela, E ha fatto una lotta per la raffineria incredibile. No, contro la raffineria, contro l'inquinamento. Io, se la raffineria, la 2A, chiunque osserva le regole, non ci sono problemi, però le regole vanno osservate. Io ho previsto nella mia legge sanzioni fino a 500.000 euro e la chiusura degli impianti alla reiterazione delle violazioni. Che significa questo, essere contro l'occupazione? Niente affatto. Questo significa che chi osserva le regole è a posto, perché non è accettabile che la mia valle, che è la Valle del Mela, venga chiamata in maniera macabra la Valle delle Parrucche, perché abbiamo un malato di cancro ad ogni porta, e questo non è accettabile. Quindi io ci ho messo mano, devo dire anche con la buona e ottima collaborazione
di un deputato dei 5 Stelle, che è l'onorevole Giorgio Pasqua, l'abbiamo fatta insieme, lui un pezzo, io, l'abbiamo accorpate, e se va avanti sta cosa, devono osservare le regole, ci sono le centraline che vanno a monitorare l'aria, se loro osservano le regole, problema zero, se non osservano le regole, 500.000 euro, non 10.000 euro come il codice dell'ambiente, 500.000 euro, e poi se tu ripeti, chiudi gli impianti, le saracine, perché è un problema tuo, non è un problema del cittadino, il cittadino ha il diritto alla salute, che è di rango costituzionale superiore, perché poi arriva al diritto alla vita, rispetto all'occupazione, al diritto al lavoro. Quindi nella scala dei principi e dei diritti di rango costituzionale c'è il primo, che è quello alla salute. Però, quindi, onorevole, lei è un noto penalista, a questo punto, a proposito di regole, mi viene così da pensare una cosa. Recentemente c'è stato questo ipotetico scandalo della Fondazione Open, che dicono sia stata la Fondazione, leggendo le cronache, che abbia finanziato la Leopolda, i carte di credito in mano ai parlamentari di Matteo Renzi e tutta sta roba qua. Quindi lei, per il rispetto delle regole, anche in questo caso garantista, anche in questo caso stiamo attenti a dove vanno i soldi nei partiti, ci oppure qua ci sono delle situazioni che bisogna capire, questi exploit? Allora, io sarò relatore a Palermo giorno 3 su dovere di informazione e violazione delle leggi penali. Garanzie per principio costituzionale fino a sentenza definitiva. Quindi io non mi occupo e non mi sentirete mai parlare di processi in corso, sia pure pendenti davanti al terzo grado giurisdizionale, cioè davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Io non mi occupo di pettegolezzo giudiziario. Io posso commentare tecnicamente delle sentenze definitive, non sentenze di primo e di secondo grado. Vi dico anche, a proposito di questo mio convegno, che oggi siamo sempre in presenza di violazioni di norme. L'articolo 114 del codice di procedura penale stabilisce che fino all'udienza preliminare non può essere pubblicato nessun atto di indagine, neanche a stralcio. Quindi pena la sanzione di cui è l'articolo 684 del codice penale. Che cosa significa? Che appena arrestano una persona e subito nelle televisioni ci sono le intercettazioni con i sottotitoli, chi pubblica e chi ha dato l'atto di indagine commette un reato. Oggi c'è una disapplicazione, cioè oggi ci sono migliaia di reati che vengono commessi tutti i giorni nel silenzio anche e nell'indifferenza di chi dovrebbe vigilare. Quindi oggi si violano le norme tutti i giorni a danno del cittadino, che potrebbe essere innocente, anzi lo è fino a sentenza definitiva, e non interessa a nessuno, perché sa perché? Perché le conferenze stampa sono le cose più importanti che esistono. Quindi si fa gara a dare le intercettazioni, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, le dichiarazioni del testimone, si fa gara a darle. Questo è contro le regole, quindi lei mi ha fatto una domanda. Io non commento nulla, perché è un atteggiamento che dovrebbe essere di tutti, quello di aspettare le sentenze definitive in silenzio. Dopo le sentenze definitive si vengono i provvedimenti, c'è la Severino, addirittura Severino dopo la sentenza di secondo grado o di primo grado, a seconda del titolo di reato e della contestazione, e così applichiamo le regole. Avendo fatto per diversi anni cronaca giudiziaria, personalmente so come funziona, so le ordinanze di custodia cautelare, come vanno a finire, pure io lo so, ma non lo possiamo dire. In mano ai giornalisti, e cosa accade a margine delle conferenze stampa, è un vecchio tema questo. Bene, Maurizio, noi ringraziamo l'onorevole Tommaso Calderone, che è stato nostro ospite a questa 87esima puntata di Bar Sicilia. E ricordiamo, molte delle domande che le abbiamo fatto, lo dico sempre ai nostri ospiti, sono le domande che ci suggeriscono i lettori alla nostra mail Bar Sicilia. Il tempo però era piacevole questa, il Sicilia, almeno per me questa interlocuzione la rispettiamo nuovamente. Creeremo un nuovo format dove faremo un salotto politico di un'ora. Bene, buona domenica a tutti. Buona domenica.